Allora, sono le 10:25, l'ora di una colazione. Ecco la mia colazione di stamattina. Bistecca e potato salad. Partiamo subito. Perché questa è una bistecca di vitella che dà sostanza. Che film è? No, perché ieri l'ho fatta nel barbecue, poi non c'avevo voglia di due. Allora me la sono tengo per stamattina. Juicy. The texture. Pink inside. Absolute phenomenal, come direbbe coso. Wow. Gordon dice sempre wow, per dire wow, wow. Queste patate. Questa bistecca costa $9. Queste patate fatte con la Yondol ei, Yondol ei. No, sono fatte con quella maionese che ho fatto molto aglioso, agliosa, l'altra volta. Mi sono dimenticato di usare la salsa Jack Daniels che mi sono comprato. Che cavolo! A parte il fatto che a me piace più la bistecca al suo gusto naturale, mi piace ancora sentire il profumo della mucca che corre nei prati. Il profumo della mucca è veramente cacca. Le mucche che profumo fanno? Fanno solo il profumo di cacca. Comunque. Comunque la mettiamo un po' nel piatto. Se fossi un americano l'avrei messa tutta sopra la bistecca, tutta completamente, e cotta così. Però non vorrei fare un patatrac. Mettiamo. Si sente molto il Tennessee in sta salsa, le botti, il legno delle botti, perché secondo la ricetta ufficiale per fare queste salse barbecue usano il legno delle botti. No, Ciuschi, non stiamo parlando di te. Rich. Si può fare giusto per provare un gusto diverso.
Sono di stessa salsa, l'unica cosa che mi piace sono sempre tutte dolciastre. Quelle che mi piacciono di più sono quelle piccanti, barbecue piccante. Per me mangiare una bistecca caramellata e giù commenti. Ce n'è ancora un pochetto. Un bel tocchettone. Allora, praticamente tutto di questa colazione, diciamo tutti.